Allora, siamo pronti a cominciare? Cominciamo con il presidente dell'Associazione delle Startup Italiane, dell'ecosistema, il papà. Alcuni quando parla dicono anche il papa, per quanto questo approccio ecumenico, inclusivo che ha, un amico soprattutto, Marco Bicocchi Picchi. Buongiorno Milano, buongiorno Italia. È una grande emozione per me essere qua. Siete tanti, siete belli, siete forti, siete le start-up, siete gli investitori, siete le aziende che ci credono. Grazie a Riccardo Luna che ha creato questo, che ha portato su questa sala e sugli schermi persone da tutta Italia. Startup Italia è come un'invocazione con il punto esclamativo. Italia Startup si presenta come un domino. Startup Italia, Italia Startup, il mio nome è Italia, il mio cognome è Startup, come James Bond. Perché? Perché rappresentiamo qualche cosa che fa ripartire questo paese. Un paese che per troppi anni ha vissuto la narrazione negativa e adesso critica quella positiva. Chissà perché. C'è qualcuno che ci vive di negatività, di sottolineare tutte le cose che non funzionano. Le cose che non funzionano vanno sempre criticate, però il modo migliore di criticare è fare, non parlare. Il modo migliore di rispondere è quello di fare meglio di chi riteniamo che non faccia abbastanza. Io penso che qua oggi vediamo un evento che qualche tempo fa era impensabile. Nel 2008, quando ci hanno riunito a Venezia ed era l'ambasciatore americano che l'ha fatto, sembrava di essere una riunione di appassionati di filatelia, eravamo veramente pochi, ci stavamo in un pullman addirittura, siamo andati insieme, c'è qualcuno qua che se lo ricorda, eravamo proprio pochi, era un po' triste, però avevamo tanto entusiasmo, ma non era un evento enorme. Adesso qua c'era tantissima altra gente che non ha trovato posto per venire eppure voleva esserci. E in questi anni l'Italia è cresciuta, l'Italia delle start-up è arrivata a dei grandi, importanti risultati, al di là dei numeri che sono importanti, ma voglio ricordare che sono italiane nelle prime tre i migliori incubatori acceleratori universitari. C'è l'ottimo lavoro a Torino, l'ottimo lavoro a Milano col Polihub, ci sono in tutta Italia centri di eccellenza che vengono guardati con attenzione e ammirazione, altro che fuffa. Ci sono startup che vincono premi europei e qualcuno dice vabbè, poi però i premi lasciano a volte il tempo che trovano perché poi le startup magari non si affermano. Al di là che il 90% delle startup è normale che nel processo di cerca di un business model che funzioni non arrivano poi al risultato. Però chiediamoci anche perché non abbiamo ancora così tanti successi economici come meriteremmo per i successi, diciamo, anche di pubblico, di critica, diciamo così. Stiamo vincendo i premi della critica, i festival non stiamo ancora vincendo al botteghino. Perché? Abbiamo quest'anno avuto il premio anche del migliore imprenditore under 30 dell'anno europeo, premiato a Slush Helsinki. Abbiamo premi in tante altre categorie di startup italiane. Stiamo ricevendo i primi grandi investimenti dall'estero. Dall'estero. Questo è una parola chiave. Cioè sì, abbiamo attratto investimenti dall'estero. Società che hanno raggiunto milioni di investimento, ma in Italia le nostre statistiche mostrano che siamo piatti, che continuiamo a essere piatti, che facciamo 120-130 milioni all'anno e basta. Questo è un problema serio perché ci sono tante start-up che non si possono sviluppare perché non ricevono sufficienti risorse.
Quindi noi chiediamo al governo una cosa e una cosa soltanto, perché 100 non servono. Ci serve un forte incentivo fiscale perché i privati investano nelle start-up. E i privati che devono investire non sono quelli che sono stati derubati come del portafoglio al mercato le vecchiette con le obbligazioni subordinate. Non sono quelli che ricevono il consiglio dallo sportellista magari in favore di un vecchio sistema, ma sono i risparmiatori e gli investitori importanti, sono gli imprenditori, sono le persone che hanno patrimoni importanti. Questi patrimoni importanti, che nel segmento private oltre 500.000 di deposito liquido, sono oltre 1 miliardo. Questo miliardo di euro, cioè scusate, mille miliardi, l'1% vuol dire 1 miliardo dentro il sistema dell'innovazione italiana contro 130 milioni. Dobbiamo muovere questi soldi, perché 5.000 imprese che devono essere poi ovviamente filtrate, selezionate, devono trovare investimenti, perché queste nostre imprese sono imprese vere, sono imprese che creano lavoro, sono imprese che sono orientate all'esportazione, perché nessuno vuole finanziare imprese che non hanno alto tasso di crescita, che non sono attrattive internazionalmente. E nel mondo, diciamo, c'è voglia di Italia. Quando andiamo all'estero riceviamo interesse, attenzione. Molte persone sono felici di venire in Italia per visitarla, per fare business, perché l'Italia è il paese della convergenza fra digitale, fra innovazione, tecnologia e umanesimo. Siamo il paese dove, come presidente Italia Startup, ho il privilegio, quando vado in giro, di vedere presentazioni di startup dalla Gipsoteca di Pisa ad andare alla Venaria, dove abbiamo ad andare a posti bellissimi dal sud, di vedere ragazzi come a Caserta, 012 Factory, che realizzano delle cose meravigliose davanti alla Reggia di Caserta per incubare startup, e attirano dall'Inghilterra dei mentor che sono fanatici poi di stare nel nostro territorio, di lavorare con i nostri creativi. Siamo appena andati a Londra con 55 startup con grande successo, avevamo l'Italian Forum. Tutti ci chiedono, ci aspettano, siamo una delle economie più grandi ancora oggi, e non c'è nessun motivo per cui non possiamo essere più grandi ancora, se non noi stessi, se non questa abitudine di autocriticarci invece di cercare di superarci. Ieri qualcuno dal palco, ed era il nostro Presidente del Consiglio, ha detto: passiamo dall'essere una nazione di invidiosi a una nazione di ammiratori, passiamo dall'invidia all'ammirazione. Ecco, io credo che questo sia una frase fondamentale. Passiamo dall'invidia all'ammirazione, cioè cerchiamo di essere, congratularci con i ragazzi, con gli imprenditori che realizzano cose, invece di perdere il nostro tempo a discutere se si poteva fare diverso, meglio o qualcosa. Diamo del bravo a tutti quelli che sono bravi, da qualunque parte sia, non ci preoccupiamo chi sono i loro giornalisti di riferimento, chi sono la loro regione di appartenenza, chi è il loro partito, eccetera. Non ci importa niente, sono degli imprenditori, stanno producendo del lavoro, stanno producendo della ricchezza per il paese, senza la quale il paese non ha un futuro, lo sappiamo tutti. Se voi siete qua è perché lo sapete. Io vi chiedo di dare forza alla nostra associazione, a Italia Startup. Per tutte le startup l'iscrizione è gratuita, per le persone fisiche è gratuita allo stesso modo. Iscrivetevi, così che abbiamo forza e abbiamo la possibilità di rappresentare nel sistema. Chi dice che parliamo troppo o che siamo autoreferenziali, io dico: chiedete al vostro vicino in autobus se sa che cos'è una startup, se sa che cos'è un round A, se sa che cos'è l'equity crowdfunding, e poi vediamo se stiamo comunicando troppo o non ancora abbastanza. Grazie Marco.